nutricola, questo piccolo esserino che abita in mare degli oceani dà il titolo al pezzo che ho scritto per Antonio Magnatta e che sarà eseguito oggi in prima esecuzione assoluta a Cremona, Spazio 900. Quando scrivo musica per strumento solo, mi piace dedicare la mia attenzione al mondo animale e legare la musica che scrivo ad animali con caratteristiche un po' fuori dal comune, per non dire totalmente fuori dal comune. La Turritopsis nutricola è una piccola medusa che ha la capacità di regredire da uno stadio di medusa adulta ad uno stadio di polipoide, quindi può invertire il suo ciclo vitale e da adulto, da esemplare adulto, ritornare neonato. Ha questa capacità che è dunque veramente incredibile ed eccezionale. E proprio questa capacità di regressione dà il titolo alla musica che ascolterete, che si conclude con una lunga melodia acuta, molto ricorsiva, che vuole ricordare una ninna nanna subacquea. La musica che ascolterete è un trittico, quindi è composta da tre piccoli pezzi. L'ultimo è appunto questa ninna nanna subacquea. Il primo invece si concentra sulla risonanza e il secondo si concentra sul ritmo. Tutti questi tre piccoli pezzi hanno in comune il fatto di utilizzare prevalentemente strumenti di metallo che per le loro particolari caratteristiche sonore a me ricordano il mondo subacqueo. È una musica fatta di grande varietà sonora e timbrica, perché sono veramente molti gli strumenti che suonerà Antonio e molte sono le tecniche esecutive richieste. Il mio consiglio per apprezzare un mondo sonoro così vasto è quello di ascoltare questa musica un po' ad occhi chiusi, in modo da poter cogliere tutte le piccole sfumature del suono. Quindi vi consiglio di chiudere gli occhi, immergervi nelle profondità marine e diventare un po' delle Turritopsis. Allora, buona immersione e buon ascolto. Thank you.
Thank you.